Dopo la pubblicazione della sentenza dell'adunanza plenaria che vorrebbe escludere i diplomati magistrali, le nostre diplomate magistrali dalle scuole italiane, dalle graduatorie, sia chi sia stato assunto in ruolo, sia chi ha un contratto in questo momento a tempo determinato, l'ANIF ha intrapreso una serie di azioni in Europa e in Italia per poter tutelare non solo la continuità didattica per gli studenti, per i nostri bambini, ma anche e soprattutto la validità e la spendibilità di questo titolo del diploma magistrale conseguito entro il 2002 per entrare nel mondo del lavoro e per diventare di ruolo nelle nostre scuole. Basti pensare che il Consiglio di Stato prima aveva espresso ben 7 sentenze passate in giudicato, confermando nei ruoli più di 2000 maestre. Cosa sta facendo l'ANIF? Abbiamo fatto uno sciopero l'8 gennaio, abbiamo continuato durante gli scrutini e poi faremo un nuovo sciopero il 23 marzo, che è il giorno in cui si insiederà il Parlamento italiano. Quindi vogliamo mettere al centro della politica, al centro della nuova azione politica del governo, dei nuovi parlamentari, deputati e senatori, il problema dei diplomati magistrali, ma di tutti gli abilitati esclusi dalle graduatorie, ma anche il problema di questo contratto che, se si firma, sicuramente non migliora la condizione di docenti ATA. E contestualmente vogliamo fornire, visto che stanno passando mesi, un parere di esperti giuristi all'Avvocatura dello Stato sul problema anche delle 6.000 maestre che sono state assunte nei ruoli, ma anche di chi è stato assunto nei ruoli col TFA, per esempio, e col PAS. Continuiamo a denunciare in Europa la mancata applicazione della normativa comunitaria sui contratti a termine. Nei processi in corso al Consiglio di Stato chiederemo di sollevare di nuovo una pregiudiziale comunitaria, visto che il personale dell'infanzia e della primaria è stato escluso dal piano straordinario di assunzioni ed è stato escluso anche e soprattutto dalla nuova fase transitoria della formazione e reclutamento degli insegnanti. Andremo in Cassazione per chiedere l'annullamento della sentenza dell'adunanza plenaria, perché ha creato un giudicato piuttosto che risolverlo, e in Europa già abbiamo presentato un reclamo al Consiglio europeo e più di 20.000 maestre, e forniremo un modello per fare un reclamo alla Commissione di petizioni del Parlamento europeo, e ovviamente consulteremo la CEDU, che già in passato si è espressa contro il Consiglio di Stato quando si è un po' trasformato in legislatore, andando a intervenire piuttosto che prendendo atto del giudicato che si era formato.